Musica ora, Andrea Castelfranato, chitarrista abruzzese di fama internazionale, è tornato a incidere un disco nella sua regione e noi lo abbiamo incontrato. Vediamo. Andrea Castelfranato, lancianese, ha solo 33 anni, pochi per un musicista che può già vantare un curriculum sterminato, premi internazionali, partecipazioni al Festival di Mezzomondo e a trasmissioni televisive di successo. Impossibile sintetizzare le varie fasi di una carriera ancora peraltro in continua evoluzione. Con la sua chitarra acustica ha conquistato pubblico e critica grazie al suo modo così particolare di interpretare lo strumento. Io utilizzo delle tecniche particolari che ho sviluppato nel corso degli anni, appunto l'accordatura aperta, il tapping, un po' preso anche spunto dai chitarristi elettrici, e quindi ho cercato di fare una piccola fusione di queste tecniche e poi creare la mia musica. Andrea è il suo quarto disco, Two Worlds, due mondi che si intrecciano per dare vita a nuove e inaspettate sonorità. Quarto disco che vede la collaborazione di un grandissimo amico, Giuliano De Leonardis al basso, ed è stato un lavoro comunque intenso che mi ha portato via un anno e mezzo. Swords vuol dire, sono fondamentalmente due mondi musicali: da una parte il mondo di Giuliano, appunto con il basso, e dall'altra la chitarra acustica mia. Il pezzo più noto di Andrea Castelfranato è datato però 2004. Memories, dopo un buon successo discografico, ha letteralmente spopolato sul web. Memories, devo dire che mi ha portato tanta fortuna. Memories è un brano, una ballad, come si dice, un brano molto semplice, se vogliamo, ma che arriva dritto al cuore della gente, anche perché su YouTube ci sono diversi ragazzi sparsi per il mondo che suonano questo brano. Io ho avuto la possibilità, con il primo disco, con Memories, di girare l'Europa, rappresentare l'Italia in Francia, in Austria, in Germania. Adesso invece è tornato a incidere per un'etichetta abruzzese, la Galli Records, nella speranza di farsi conoscere di più anche nella sua regione.